ciao ragazzi, bentrovati sul mio canale. Oggi sono qui con voi e vedete che nello sfondo c'è una bustina di Pandora, perché questo è un video un po' diverso dal solito, un video che non avevo ancora fatto sul mio canale. Come avete letto dal titolo, è un video sui miei gioielli preferiti, ma la cosa più importante di questo video è che è una collaborazione, ed è una collaborazione con una ragazza che mi piace tantissimo, che ho scoperto solamente da poco. Lei si chiama Alessia, probabilmente qualcuno di voi già la conosce perché ha già diversi iscritti, e il suo canale si chiama Sakura Alexia. Comunque ve lo lascio qui sotto nell'info box il link al video gemello a questo e poi ovviamente al canale. Tengo a ringraziare Alessia perché l'idea di questo video è stata sua. Sono stata veramente contenta di scoprire il suo canale, soprattutto che mi abbia chiesto questa collaborazione, perché guardando qualche suo video ho capito subito che avevamo tantissime cose in comune, avevamo gusti molto simili, e poi è una ragazza molto carina e simpatica e mi piace molto come modo di fare. Mi raccomando ragazzi, andate qui sotto, cliccate e vedrete che non ve ne pentirete. Adesso veniamo al tema di questo video, cioè i miei gioielli preferiti. Voglio mostrarvi proprio i miei preferiti. Ne ho selezionati veramente pochi, quelli che praticamente metto sempre, che poi alla fine sono quelli che mi vedete quasi sempre nei video, e ci tenevo a mostrarveli uno per uno. Andiamo con ordine, prima vi parlo di quelli che indosso. Primo fra tutti il Pandora, e questo chi mi segue da un po' sa che è stato il regalo di compleanno dell'anno scorso che mi ha fatto il mio ragazzo. Tra l'altro da quando me l'ha regalato si è incrementato. Adesso ho due clip e 4 ciondoli. Il bracciale è quello con il cuoricino, mi piacciono tantissimo i cuori e so che piacciono molto anche ad Alessia. Quando me l'ha regalato, quindi ho scelto il bracciale a forma di cuore, poi 2 clip, e queste qua sono bellissime perché hanno i fiori di ciliegio, vedete che sono smaltate rosa, quindi veramente stupende. Quindi inizialmente il mio bracciale aveva 2 clip e poi il ciondolo, quello più importante, questo qua con il pianoforte a coda, anzi a mezza coda, è proprio uguale al mio pianoforte ragazzi. Il Guido, che mi conosce bene, mi ha regalato dei fiori rosa perché sapete che il rosa è il mio colore preferito. Tra l'altro i fiori di ciliegio mi piacciono tantissimo, soprattutto per il loro profumo. E poi il ciondolo con il pianoforte, e questo ciondolo ragazzi è andato fuori produzione, nel senso che Pandora non lo propone più, non so per quale motivo, però io l'ho trovato bellissimo. Ricordo che tempo fa c'erano anche altri strumenti musicali. Comunque questo è veramente carinissimo, vedete ci sono anche i mini tasti, è stupendo. E quindi 14 aprile dell'anno scorso ho ricevuto questo bellissimo bracciale con le 2 clip e il pianoforte. Dopodiché Guido, di sua iniziativa, qualche settimana dopo mi ha regalato questo cagnolino dolcissimo. Ragazzi, voi sapete che io ho un gatto, però insomma lui cercava un charm con lo Scottish Fold e Pandora ovviamente non l'aveva fatto, e quindi per non prendere il classico gattino ha voluto regalarmi il cagnolino, che tra l'altro è anche il simbolo della fedeltà. Non contento di tutto ciò, qualche settimana dopo mi ha regalato anche il gattino, guardatelo qua. Quindi il gattino più il cagnolino per me simboleggiano proprio Hummel, perché alla fine lui è un gatto, però è un gatto senza orecchie, cioè le orecchie giù come un cagnolino. Tra l'altro come carattere lo Scottish Fold è molto più simile al cane che al gatto, perché vi segue veramente dappertutto. Infine l'ultimo ciondolo che mi ha regalato è questo qua con il libro di fiabe. Trovo che questo sia uno dei ciondoli più belli che faccia Pandora, perché ha dei dettagli bellissimi. Se voi lo guardate da dietro c'è la principessa che bacia un ranocchio, quindi proprio come nelle fiabe. Anche il dorso è decorato, guardate che bello, ha tutti questi fiorellini, e sulla copertina c'è scritto Fairy Tale con la coroncina. Col pianoforte questo è il ciondolo che mi rappresenta di più, perché io sono un po' una sognatrice, sono un po' nel mio mondo, e allo stesso tempo amo tantissimo la letteratura, amo le fiabe, e soprattutto sono collezionista di libri antichi, quindi anche vedere un libro fatto così bene, anche se è un ciondolo, non so, mi mette allegria. Quindi ragazzi, mi piace tantissimo questo bracciale, io credo che ogni singolo charm abbia un significato preciso. Non credo che aggiungerò al bracciale altri ciondoli perché già così è molto pesante, chi di voi ha un Pandora mi può capire. Poi mi piace che non sia tutto pieno e che tutti i ciondoli siano racchiusi tra le 2 clip, quindi credo che lo lascerò proprio così. Vedete qui dietro il sacchettino di Pandora, questo qua è vuoto, praticamente l'ho messo dietro come sfondo. Io i sacchettini li tengo tutti e li uso anche come decorazione perché sono troppo carini, poi con questo fiocchettino rosa, cioè veramente super super belli. Un altro gioiello che mi vedete sempre è questa catenella con il cuoricino, il gioiello più prezioso che ho, ed è stato un regalo per il mio 18° compleanno da parte dei miei genitori. La catenella è in oro bianco, il ciondolo a forma di cuore ha dei diamantini che sono insomma montati su una base in oro bianco. Considerate che lo metto praticamente tutti i giorni, quando non lo metto è perché magari voglio provare qualcosa di diverso, voglio magari mettere qualche cosa di bigiotteria, però diciamo il 90% delle volte scelgo sempre di metterlo perché mi piace
piace tantissimo. Nonostante sia così piccolo, questo ciondolo fa tantissima luce. Se vi piace, sicuramente in qualche gioielleria riuscirete a trovare qualche cosa di simile. So che i gioielli a forma di cuore sono una caratteristica di Tiffany, però non so, rispetto a Pandora, Tiffany mi piace molto meno, non tanto come design, perché trovo che i loro gioielli siano veramente bellissimi. Come rapporto qualità-prezzo, dal mio punto di vista trovo che non abbia senso pagare una collana o un braccialetto d'argento come uno d'oro, cioè a questo punto me lo compro d'oro e fa niente se non c'è scritto Tiffany. Quindi quando devo indirizzare magari il mio ragazzo, comunque qualcuno che mi deve fare un regalo importante, dico sempre di andare da Pandora, che secondo me si spende meno, comunque li pagate, perché i ciondoli sono anche strapagati per essere d'argento, però molto molto meno rispetto a quelli di Tiffany. Quindi di Tiffany non ho niente, non perché non mi piaccia, ma perché insomma la penso in questo modo. Questa catenella e il bracciale di Pandora sono i gioielli a cui tengo di più in assoluto. Poi ragazzi, dentro questa bellissima scatolina, che adesso vi farà riflesso e vedrete tutto il casino che c'è dietro, perché è praticamente un portagioie specchiato che avevo preso da Coin, è molto bello perché qua vedete ha una farfallina e qua ho riposto altri miei gioielli. Di solito qua metto il Pandora quando lo tolgo. Sempre di Pandora, è sempre un regalo di Guido, sono questi bellissimi orecchini con il fiocchettino e la perla. Questi in assoluto sono i miei orecchini di Pandora preferiti, li volevo da un sacco. E poi un giorno insomma Guido me li ha regalati, mi ha fatto la sorpresa ed è stata super apprezzata, perché io amo le perle ragazzi. Hanno i fiocchettini e poi le perle sono vere, infatti vedete che sono un pochino diverse una dall'altra. C'è questa qua che è un pochino più piccola e tende un po' al grigio, mentre l'altra ha dei riflessi più rosati ed è un pochino più grande, però ovviamente quando li avete su la cosa è impercettibile. Trovo che tra gli orecchini di Pandora siano i più belli che ci siano in catalogo. Sì, me ne piacciono altri, però insomma questi qua in assoluto erano quelli che preferivo. Anche questi li porto spesso, perché nonostante siano dei pendenti, perché la perla insomma pende, non sono affatto fastidiosi, infatti sono leggerissimi. Rimanendo in tema Pandora, un altro paio di orecchini sono questi qua, che sono dei fiorellini con tutti dei brillantini, vedete? Questi ve li devo assolutamente zoomare perché sono proprio piccoli. Infatti sono solamente un punto luce, quasi non si vedono. Di solito mi piace metterli quando magari faccio la treccia di lato o la coda di lato, perché non voglio che gli orecchini si vedano troppo. Sono degli orecchini molto semplici che potete portare in molte occasioni e vi danno anche questi una bella luce. Un altro paio di orecchini che mi vedete sempre sono queste perle. Sono delle semplicissime perle, sono delle perle vere su una montatura in oro bianco. E anche queste sono state un regalo dei miei. Vedete, sono fatte così. Io prima di avere queste qui vere ne avevo molte, insomma, delle catene. La luce è molto diversa, cioè si vede se una perla è vera oppure finta. Infatti da quando ho queste, le altre praticamente non le metto più. Anche queste hanno delle piccole differenze. La caratteristica è anche la bellezza delle perle, che non ne troverete mai una uguale all'altra, vedete? Un altro paio di orecchini che metto spesso sono questi qua, e sono sempre degli orecchini in oro bianco, e questi sono stati un regalo di Guido, perché insomma noi siamo insieme da un sacco di anni. Immaginate quanti compleanni e quanti natali ci sono stati. E questi sono stupendi ragazzi, cioè guardate, sono degli orecchini a pendente in questa pietra azzurra turchese, che è super super luminosa. Sì, mi piace metterli di sera. Dopo un po' vi devo dire che danno un po' fastidio alle orecchie, anche se non sono pesanti, ma è proprio la chiusura che dà un po' più fastidio rispetto a quella che vi ho fatto vedere insomma negli altri orecchini. Questi mi piace tantissimo, il colore della pietra. Già che ci sono, per intervallare un po' ai bijou, vi faccio vedere anche dove li ripongo, cioè alcuni dei contenitori dove li ripongo. Su Asos di recente ho trovato questo unicorno di ceramica, cioè guardate che bello. Io di solito qua ci metto l'orologio, cioè il mio Casio, una volta tolto lo metto sempre su questo piattino con l'unicorno. Costato anche poco, circa sui 6 euro, magari lo trovate ancora su Asos, cercate unicorno, unicorni, e vi vengono fuori tutte le cose che hanno a tema unicorno. È molto carino, e sul corno potete mettere anche gli anelli. E a proposito di anelli, io non li amo molto, infatti non ne ho tanti, però ve ne faccio vedere due tra i miei preferiti. Tra l'altro questi li ho trovati all'interno delle Jewel Candle. Il primo è questo, guardate che carino, è molto elegante, ha questa pietra bianca e tutti gli svaroschini intorno, e sul dito praticamente è così. Vedete, mi va anche bene, cioè sono riuscita a trovare anche la misura giusta. Devo dire che ultimamente le Jewel Candle mi stanno piacendo molto, sono assolutamente paragonabili alle Yankee Candle, il profumo si sente molto meno. Le ultime due che ho preso mi hanno sorpreso proprio per la qualità e la bellezza dei gioielli che ho trovato all'interno.
e uno è questo. Ovviamente Joel Kendall non mi paga per fare questo video, anzi non sa neanche che esista probabilmente il mio canale. Magari mi mandassero le candele gratis, ve lo direi subito, mi vedreste saltare qua sul divano. Le candele con l'anello di solito costano 30 euro, però quando ho fatto l'ordine io erano in promozione, cioè ne prendevate una e un'altra ve la regalavano. Ah, dimenticavo di dirvi che sono in argento. E adesso con il codicino che trovate attaccato all'anello potete anche sapere indicativamente il suo valore. Questo qua dovrebbe valere sui 40 euro, quindi insomma sono stata contentissima. Mentre l'altro che mi piace altrettanto, sempre di Swarovski, però questa pietra è molto cangiante perché tanto è quadrata ed è bella grossa e poi ha delle cangianze sul viola, sull'azzurro, sul glicine. Questo mi va un pochino più largo, però su questo dito è perfetto. Come vi dicevo ragazzi, io non amo portare gli anelli perché suonando il pianoforte, cioè me li devo togliere, poi li dimentico, magari li dimentico a lezione di piano sul pianoforte del mio insegnante oppure li dimentico su altri pianoforti, quindi di giorno non li sto più portando. Comunque i miei preferiti sono proprio quei due lì. Vi mostro ancora due gioielli poi basta perché sennò questo video dura praticamente 2 ore. Parlando di braccialetti, il mio preferito in assoluto dopo il Pandora è questo bracciale di perle che è veramente stupendo. Questo l'ho acquistato io, mi ero fatta un autoregalo quando mi sono laureata alla triennale, me l'ero autoregalato ed è un bracciale di perle vere, infatti vedete che sono tutte diverse, e questo l'avevo preso in Francia perché ero andata insomma a festeggiare con il mio ragazzo, lui ovviamente il regalo me l'aveva già fatto e quindi me lo sono voluta autoregalare. Questo qua mi ricorda la laurea triennale. L'unica cosa che non mi piace è la chiusura perché è super particolare, vedete? Per aprirlo dovete fare una contorsione assurda, soprattutto quando l'avete indosso così. So che le perle a molti giovani non piacciono, però a me piacciono un sacco, non mi interessa se invecchiano. Secondo me le perle sono senza tempo. Pensare che in natura si formano delle cose così splendide mi affascina. L'ultima cosa che vi mostro è un'altra catenella che mi vedete spesso e di cui mi avete chiesto nei video, però veramente io non so che collezione sia, ce l'ho da un sacco, ce l'avrò da tipo 12 anni. Ed è una catenella di Chanel, vedete qua ci sono le C di Chanel e questa non è in oro perché credo che Chanel non faccia dei gioielli in oro, li fa in acciaio e ve li fa pagare praticamente come se fossero in oro perché hanno dei prezzi molto alti. Non so neanche se la catenella sia stata comprata insieme al ciondolo, cioè io so soltanto che questa ce l'ho da una vita. È molto carina, è dorata e la catenella è abbastanza lunga, un pochino più lunga di quella che indosso adesso. L'ultima cosa che vi mostro è un altro portagioia che mi piace un sacco e lo trovo super simpatico, è praticamente questo piattino con attaccato questo cactus tutto dorato. Ditemi ragazzi se non è bellissimo. Infatti questi due sono quelli che utilizzo proprio per appoggiare i gioielli appena torno a casa, prima di riporli magari nei portagioie. L'orologio lo tengo sempre sull'unicorno e qui spesso metto il Pandora. Questo l'ho comprato da qua in casa qualche mese fa. Questo video finisce qui perché sennò veramente parlerei per ore. Questi sono i miei gioielli preferiti e magari se vi è piaciuto questo video fra qualche mese potrei fare un'altra puntata, magari ancora insieme ad Alessia. Mi raccomando, andate a vedere anche il video di Alessia, io non vedo l'ora di vederlo perché lei indossa sempre dei gioielli molto belli con i cuoricini, insomma mi piace molto come stile. Vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e se volete ci vediamo al prossimo.